terzo lavoro si chiama Freedom Supermarket. È un lavoro nuovo che ho realizzato a partire da delle carte in arabo e cercando di capire cosa stava succedendo negli ultimi mesi nel Nord Africa e in Medio Oriente. Questa grande energia che viene dalla primavera araba. E quindi ho fatto una ricerca su tutti i manifesti della primavera araba e ho estrapolato alcune parole. Queste parole poi sono state inserite all'interno di una sorta di rete geometrica che in qualche modo le porta poi ad espandersi in tutto il mondo. E quindi il concetto è come se le parole libertà, sangue, lotta, despota, manifestare, unirsi, connettersi, come se tutte queste parole estrapolate dai manifesti, grazie a questa rete di internet, si espandessero in tutto il mondo. Tra l'altro questa rete, che è creata da una figura geometrica, viene da un pavimento dell'Alhambra. E quindi mi interessava vedere come un'altra cosa positiva che veniva dal mondo arabo influenzasse ora il resto del mondo. E per dare una spiegazione al titolo, Freedom Supermarket, io sono più o meno 3 anni che faccio dei lavori intorno al tema della libertà, partendo da Isaiah Berlin, dai suoi 2 concetti di libertà e poi andando a studiare altri filosofi a calo della rivoluzione francese e poi filosofi liberali americani e poi ancora intervistando dei filosofi contemporanei. Insomma, più studio, più mi rendo conto che non esiste più un'idea unica di libertà, un goal che tutti insieme cercano di raggiungere. Insomma, non esiste più una grande ideologia, ma esiste una sorta di supermercato dove con vari ingredienti ognuno si crea il proprio modello di libertà. Ed è per questo che questo lavoro presentato nello studio Carlotta Testori si chiama Freedom Supermarket. Conosco Pietro Ruffo da diversi anni ormai e quindi anche il suo lavoro che ho sempre seguito negli anni e visto evolversi fino ad oggi. Quando ho aperto lo studio ovviamente ho pensato a lui e al suo lavoro e gli ho proposto di fare un progetto insieme. Lui ha accettato assolutamente e da lì è nato questo progetto Freedom Supermarket. Lui voleva lavorare sul continuare a portare avanti il suo lavoro sulla libertà, in questa occasione partendo dalla primavera araba, dunque mi ha chiesto di cercargli un atlante arabo sul quale lui poi avrebbe lavorato. E dunque in questi ultimi mesi abbiamo portato avanti questo progetto. La mostra di Pietro, Freedom Supermarket, è stato un pretesto per allargare l'osservazione sul tema della libertà e quindi sono stati invitati degli ospiti, Carlo Accetti, Giulia Oschian e Nicolai Lilin, che sono dei filosofi e Nicolai invece è uno scrittore, per tutti, diciamo, coetanei di Pietro, quindi per avere un'occasione di una riflessione sul tema delle libertà ad oggi, partendo dal lavoro di Pietro e estendendola anche a un dialogo più sul campo filosofico.